Ed eccoci qui, finalmente è arrivato il nuovissimo gestore. Eravamo qui ad attenderlo, chissà in quanti, e il nuovo gestore è sotto copertura Vodafone, è un aggregatore by Plintron, ed è, si chiama Federmobile. Questo è un ennesimo operatore, perché visto che in Italia ci mancava un altro operatore, allora ha fatto bene insomma a uscire con tante offerte sia consumer oppure business, ma andiamo a vederle immediatamente. Non c'è, vi dico già, chissà che cosa di eclatante, però giusto per curiosità ve le faccio vedere. Questa qui è Federmobile. Da oggi, quindi 15 luglio, si possono attivare questo tipo di offerte. Il sito è fatto bene, molto semplice e intuitivo. In alto qui possiamo vedere le quattro offerte consumer, oppure ci sono anche le offerte business, ce ne sono tre. E poi qui ci sono, vabbè, i piani base, fanno vedere le tariffe per non vedenti e non udenti. Andiamo a vedere quindi le tariffe, che sono queste qui. Quelle, le consumer, si chiamano Easy Standard Plus e High. Sono tutte in promo e hanno un prezzo di, allora, l'Easy di 3,99 euro, e queste sono valide fine a tutto il 2021, e poi aumenteranno dal 1 gennaio 2022, aumenteranno tutte di 1 euro, quindi vi trovate con 3,99 euro con 1000 minuti, 30 sms e 8 GB. La standard abbiamo 5,99 euro con chiamate illimitate, 50 sms e 30 GB. La Plus con 6,99 con chiamate limitate, 50 sms e 50 GB. La High abbiamo 7,99 con chiamate limitate, 50 sms e 70 GB. Niente di eclatante, bene o male sono in linea con le altre. Naturalmente dobbiamo paragonarli con l'operatore, con la copertura Vodafone, perché Federmobile è sotto copertura Vodafone e ha una strozzatura di 60 megabit al secondo in download e 30 in upload. Tutte queste offerte, tutte queste tariffe hanno un costo di 24,99 euro. Eccolo qui, lo vedete qui. Quindi per tutte le offerte è previsto un costo di 24,90 euro, compreso di 6 euro di attivazione. Cosa dire di questo Federmobile? È un operatore nuovissimo, sito italiano, quindi sito a Catania, e niente, queste diciamo sono le tariffe. E quello che si può, ecco, la cosa già che potrebbe non piacere e che non è come magari altri gestori tipo O-Mobile e Verimobile, che anche se dovesse scadere l'offerta la si può tenere dormiente, quindi l'offerta in sé non scadrebbe mai, e a parte, vabbè, il discorso che ogni 12 mesi bisogna almeno fare una ricarica per non perdere il numero di telefono. Invece questo qui, come uno mobile, come anche altri gestori, bisogna ricaricarlo entro 60 giorni, perché sennò decadrebbe l'offerta. Se non viene attivata dopo 30 giorni, quindi se non viene rinnovata l'offerta, si va con la tariffa base. La tariffa base è questa qui, piano base Federmobile è questa, sono 18 centesimi al minuto tra la rete Federmobile, oppure 25 centesimi al minuto, vabbè, per le chiamate in generale, 25 centesimi anche sms. Per i dati sono 1 centesimo per megabyte. Altro da aggiungere non penso, insomma, sono un altro gestore, copertura Vodafone, strozzatura 60 megabit al secondo, si arriva fino al 4G, e niente, queste sono le tariffe che avete visto. Insomma, mi aspettavo sinceramente molto di più da quello che avevano scritto, che avrebbe sconvolto tutta la telefonia, ma bene o male siamo in linea con gli altri gestori sotto copertura Vodafone. Anzi, c'è anche sicuramente qualcosa di meglio, dopo dipende sempre, ognuno
cosa se ne deve fare, no? Quella che potrebbe essere interessante, magari quella con pochi giga, sotto copertura Vodafone, ripeto, 3,99 € con 8 giga, 1000 minuti, insomma, potrebbe anche andare bene. Però, ribadisco, non può essere una SIM dormiente, quindi entro 60, massimo 60 giorni bisogna ricaricarlo, perché sennò perdereste questo tipo di offerta, poi andreste a consumo, quindi con la base sono 25 centesimi al minuto per le chiamate, insomma, vedete voi, questo diciamo è Federmobile, la conclusione va a voi. Va bene ragazzuoli, io direi che con questo è tutto, non c'è nient'altro da aggiungere, se avete domande magari lasciatele sotto nei commenti come sempre. Il solito saluto ai nuovi vecchi iscritti, il solito abbraccio a chi mi vuole bene, noi ci vediamo prossimamente. Ciao ciao da Teto.